Buonasera, siamo qua con Cinzia Falasco Volpin, amministratore delegato di Zentiva. Dottoressa, chi è oggi Zentiva? Dai generici alle nuove formulazioni originali che associano molecole diverse per target diversi al biosimilare di Bevacizumab. Perché questo cambio di rotta? Grazie per l'opportunità di presentare questa nuova era di Zentiva. Mi piace raccontare che Zentiva nasce innanzitutto 500 anni fa da una farmacia di Praga e nel 2008 diventa una business unit di Sanofi. Nel 2012 entra nel mercato equivalente diversi anni dopo gli altri competitor. L'inizio della nuova era parte nel 2018, quando diventa un'azienda indipendente e da allora avvia una task force di potenziamento del portfolio e in diverse aree terapeutiche, soprattutto negli ultimi 2 anni. Quindi questo nuovo percorso di trasformazione consente a Zentiva di poter dialogare con tutti gli stakeholder nel mondo della salute attraverso rafforzamento del portfolio of patent per garantire maggior accesso alle cure, sviluppo di prodotti innovativi biosimilari e programmi di sensibilizzazione della prevenzione. Infatti, Zentiva non si è fermata in questi ultimi mesi e nonostante tutte le difficoltà legate alla pandemia, mi piace raccontare quello che abbiamo creato proprio negli ultimi mesi, quindi nell'ultimo anno. Nel mercato patent, partendo da oltre 350 referenze, abbiamo arricchito il nostro portfolio con 25 lanci negli ultimi 2 anni e hanno consentito di raggiungere le coperture di portfolio dei principali leader del mercato equivalente. Un anno fa abbiamo creato una business unit cardiovascolare di informazione medico-scientifica, lanciando 4 prodotti innovativi, combinazione a dosaggio fisso, indicate nel controllo dei 2 principali fattori di rischio cardiovascolare, ipercolesterolemia e ipertensione. E piace ricordare che tra questi farmaci annoveriamo l'unica combinazione fissa che tratta per la prima volta entrambe le patologie. Sempre parlando, di innovazione, questa volta di prodotti di consumer health, negli ultimi 6 mesi abbiamo lanciato 3 prodotti innovativi, tra cui un nuovo prodotto a base melatonina e GABA per contrastare l'insonnia e una formulazione innovativa a base di resveratrolo, utile per la prevenzione delle infezioni causate da batteri e virus, e anche in grado di bloccare la replicazione del virus responsabile dell'infezione del Covid-19, come testimoniano peraltro studi in vitro pubblicati proprio nei mesi scorsi. Siamo inoltre attivi con progetti unici di sviluppo alla prevenzione e alla sensibilizzazione al monitoraggio. La prevenzione ci sta molto a cuore, soprattutto in area cardiovascolare, infatti siamo partiti nel 2020 proprio in quest'area e oggi, un mese fa, abbiamo lanciato un progetto di sensibilizzazione invece sul monitoraggio a livello quantitativo della vitamina D, possibile per la prima volta in farmacia. Rafforza anche la nostra convinzione del valore aggiunto che il farmacista può dare, a maggior ragione oggi, come presidio sul territorio. Questo percorso di sviluppo e di crescita continuerò anche nei prossimi mesi, a testimonianza dell'importanza che la filiale italiana ricopre per tutto il gruppo. Uno sviluppo strategico, infine, riguarda anche l'area specialty, in particolare l'area oncologica, con il lancio pochi giorni fa di Bevacizumab, per noi il primo biosimilare in ambito oncologico. Quindi cardiovascolare ed oncologia sono due aree terapeutiche su cui state investendo parecchio. Per quali ragioni e con quali strumenti ed obiettivi le presidiate? Allora, ho già parlato più o meno dell'area cardiovascolare con questa nuova business unit che si è costituita un anno fa e il lancio invece del nuovo biosimilare per noi, Bevacizumab, conferma la strategia dell'azienda di ampliare il proprio portfolio con farmaci specialistici, in particolare come il farmaco originator. Bevacizumab, biosimilare, è un anticorpo monoclonale indicato per tutte quelle forme tumorali la cui incidenza è tra le più elevate. E quindi, grazie alla disponibilità del biosimilare, permettiamo a più persone di avere accesso a terapie di qualità e garantiamo risparmio al sistema sanitario per poter liberare risorse, questo ce lo auguriamo ovviamente tutti, da investire in ricerca e sviluppo. Così i pazienti avranno accesso a una terapia in grado di prolungare la sopravvivenza e migliorare anche la loro qualità della vita in un'area così delicata. Certo, possiamo dire, insomma, che il mondo della salute ha sempre più bisogno di concretezze. Lei vuole aggiungere qualcosa a questo proposito?
No, è perfettamente vero, anzi, soprattutto in questo momento di certezze, di concretezze, e noi attraverso l'innovazione, la prevenzione e il nuovo portfolio che amplia l'accesso alle terapie, pensiamo nel nostro piccolo di fare la nostra parte, ma soprattutto affermiamo ogni giorno questo attraverso i nostri professionisti sul campo ed i nostri valori, che per noi sono imprescindibili, tra cui la partnership, appunto l'innovazione di cui abbiamo parlato attraverso il portfolio, ma anche la connessione, che per noi è stata preziosa in questi mesi trascorsi in pandemia, per continuare a lavorare vicino e connessi con tutti i nostri clienti. Teresa, la ringrazio, la saluto e le auguro un buon lavoro. Grazie a lei, grazie mille.